che funziona molto bene, che è appunto il frazionamento. Allora, frazionamento si intende prendere una parte, utilizzare dei linguaggi diversi, due linguaggi diversi. Si può fare in diverse modalità. Una modalità è quella di utilizzare prima un linguaggio indiretto, poi un linguaggio diretto, poi un linguaggio indiretto, poi un linguaggio diretto, alternare. Si potrebbe anche utilizzare, diciamo, invece delle modalità ancora diverse, quindi prima un tono di voce, si può anche fare col tono di voce, un tono di voce calmo, tranquillo, poi introdurre dentro invece qualche azione più, qualche diciamo frase con tono più duro, più forte, e quindi va a spezzare, no? Sono interruzioni di schema continuo. Ad esempio potresti dire, non so, ma guarda che mi sto rendendo conto che mentre stiamo parlando tu ascolti il suono della mia voce, mi ascolti parlare, tra di noi si sta creando, diciamo, una sintonia, ma guarda, me ne sto accorgendo osservando ad esempio il tuo respiro, perché mi rendo conto che mentre mi ascolti ti stai rilassando sempre di più, perché il suono della mia voce e il suono della tua voce entrano in una risonanza veramente, veramente forte, veramente importante, e non so se questo lo riesci a percepire solo tu, se per caso tra noi si sta creando una connessione telepatica in cui stiamo comunicando anche al di là della parola, stiamo comunicando al di là della logica, e questo porta sicuramente dei grandi risultati. Pensavo quindi di invitarti domani sera a cena, mi raccomando alle 21 puntuale, ci vediamo, ti passerò a prendere, e mi raccomando, quando ci vediamo renditi conto che sarà una serata molto piacevole in cui potremo continuare a chiacchierare, a portare avanti questo ragionamento che stiamo facendo, questo discorso e bla bla bla, e quindi rimaniamo che alle 9:15 ti citofono, fatti trovare pronto, per dire, no? E poi potrei andare avanti in altre modalità. Quindi questo è un esempio per... ho fatto l'esempio di un invito, ma io sto improvvisando, quindi non è che sto improvvisando, quindi però il frazionamento è quello di utilizzare due comunicazioni, possiamo dire, diverse, insomma, che in qualche modo vanno a contrastare una cosa con l'altra. È abbastanza chiaro questo, oppure c'è qualcosa? Se è abbastanza chiaro, potremmo finire, diciamo, magari oggi vediamo l'ultimo pattern e poi ci lasciamo allora giovedì prossimo per fare un ripasso generale, e poi così la prossima settimana possiamo iniziare la parte dell'analogica sulle triadi. Se tutto questo è chiaro, possiamo vedere l'ultimo di questi pattern che abbiamo visto, che è diciamo il pattern che è la gestione del tono di voce. La gestione del tono di voce, che poi questo è anche abbastanza semplice, può essere, come dicevo prima, può essere anche una forma di frazionamento, perché fraziono. Però il tono di voce, diciamo, è una tecnica che richiede di sottolineare analogicamente l'azione attraverso il tono di voce, quindi sottolineare analogicamente, ma attraverso il tono di voce, l'azione che vogliamo che passi nella mente inconscia delle persone. Quindi
Il tono di voce può essere utilizzato, quindi semplicemente agendo sul tono. È una cosa che fanno anche le pubblicità, no? Non so se avete mai visto le pubblicità, quando ad esempio c'è una trasmissione televisiva, di solito quando avviene una pubblicità automaticamente si alza il volume. Cioè voi non avete detto un cazzo, ma il volume si alza. Poi quando finisce la pubblicità, il volume di quello che state guardando torna a livello normale. Ora, quelli che lo fanno male, le forme pubblicitarie che fanno questa cosa male, alzano troppo il volume e quindi la persona si scoccia ed è portata ad abbassare il volume, no? Ma invece l'ideale sarebbe alzare o anche abbassare, però ovviamente alzare ha un impatto più forte, alzare il volume di una percentuale, diciamo, che è percepibile perlomeno dalla parte inconscia dell'altra persona, ma non così elevata da far sì che la parte logica si rompa i coglioni e vada ad abbassare sistematicamente il volume, no? Perché quando la parte logica prende il telecomando, diciamo, e abbassa il volume, vuol dire che praticamente la parte logica ha innescato il meccanismo di difesa. E ovviamente in questo tipo di comunicazione noi non dobbiamo mai innescare meccanismi di difesa. Quindi imparate, quando parlate, diciamo, a modulare il vostro tono di voce. Questo si può usare, ad esempio, anche... ecco, c'è però da dire una cosa. Dobbiamo alzarlo o dobbiamo abbassarlo? Beh, tenete presente questo. Dipende dall'effetto che volete produrre. Se volete produrre rilassamento, conviene abbassarlo. Se volete produrre eccitazione, emozione, conviene alzarlo. Ad esempio, se io facessi un'induzione ipnotica verbale, un rilassamento, no? E dico, e mentre ascolti il suono della mia voce e senti i suoni e i rumori della stanza, non so se ti stai rendendo conto che puoi entrare in una trance profonda. Non sei obbligato ad avere voglia adesso, subito, di entrare in una trance profonda, però sicuramente tra questo momento e il prossimo momento riuscirai a rilassarti ed entrare tranquillamente in una trance sempre più profonda. Ecco, quindi questo è un esempio che ho raffazzonato, diciamo così, in questo modo, e dove ovviamente la suggestione era trans profonda ed è stata detta con un tono di voce più basso, perché io volevo produrre, diciamo, un effetto relax, un effetto rilassamento. Se invece voglio eccitare la parte emotiva dell'altra persona, ovviamente devo leggermente alzare il tono di voce. Devo alzarlo, diciamo, per un tempo lungo e quindi alzarlo poco, perché la persona non deve aver modo a livello logico di dire ma come mai questo sta parlando più forte. Quindi potrei farlo per un tempo più breve. Ad esempio, potrei dire alla persona che mentre mi ascolta puoi abbonarti al canale, e attraverso l'abbonamento potrai ottenere dei grandi vantaggi, dei grandi benefici. Basta cliccare sul tastino abbonati e otterrai. E quindi questo è un esempio, diciamo, in cui questo pattern, diciamo, di gestione della sottolineatura analogica mediante il tono di voce. Quindi si tratta di variare, diciamo, ovviamente questo richiede, diciamo, una competenza,
alzando la voce o variando la voce, il tono, qua agiamo solo sul tono, sulla tonalità, quindi più alta o più bassa a seconda dell'effetto che voglio ottenere. Se voglio ottenere un effetto rilassante, abbassamento. Se voglio ottenere un effetto eccitante, alzamento. Perché diciamoci la verità, quando si alza, e voi Margascione lo sapete bene, è sempre più eccitante, quando si abbassa magari è un po' meno eccitante, però dipende un po' dai punti di vista. Se tutto questo è chiaro, direi che abbiamo concluso questa